La donna manca di coraggio. È possibile che le donne, in media, manchino di quell'aggressività, spavalderia e sicurezza di sé che aiutano ad affermarsi? A chiederlo è lo storico Alessandro Barbero, dopo una domanda sul perché le donne fatichino ancora non solo ad arrivare ai ruoli di potere, ma anche ad avere pari retribuzione o carriera. Ascoltiamo per intero il ragionamento. Citazione. Premesso che io sono uno storico e quindi il mio compito è quello di indagare il passato e non presente o futuro. Posso rispondere da cittadino che si interroga sul tema. Di fronte all'enorme cambiamento di costumi degli ultimi 50 anni, viene da chiedersi come mai non si sia più avanti in questa direzione. Siamo lontani dall'effettiva parità in campo professionale. Rischio di dire una cosa impopolare, ma vale la pena chiedersi se non ci siano differenze strutturali tra uomo e donna, che rendono quest'ultima più difficile aver successo in certi campi. Credo sia interessante rispondere a questa domanda. Non ci si deve scandalizzare per questa ipotesi. Nella vita quotidiana si rimarcano spesso differenze tra i sessi. Allora, è giusto sottolineare il fatto che Barbero è un divulgatore storico molto apprezzabile, come ho già ricordato in un precedente video. Ma qui sta trattando opinioni personali su un tema piuttosto spinoso e sensibile, che esce dal suo ambito specialistico. È un tema complesso che coinvolge la sociologia, le scienze cognitive, la biologia e altre materie ancora. Dopo le critiche, lunghe polemiche si sono sollevate in sua difesa, cercando di interpretare quella infelice frase sulle differenze strutturali delle donne come un rimando alle pressioni della società in cui viviamo. Ma se ritengo che strutturata diversamente non sia la donna in sé in quanto donna, ma la società stessa, lo dico chiaramente. Società che magari condiziona e pone ostacoli fin dall'infanzia, spesso insormontabili. Senza alludere alle differenze biologiche per spiegare la condizione svantaggiata. La polemica scaturita per lesa maestà rivendica il fatto che non si possa più dire nulla e che Barbero è stato massacrato e travolto dalla gogna dei social, con un approccio molto vittimistico. Inutile dire che queste posizioni provengono per lo più da ambienti conservatori, sempre indignati e pronti a denunciare il famigerato spauracchio del politicamente corretto. Ma al di là dei singoli casi di maleducati che insultano, che esistono in ogni contesto, le critiche sono state per lo più serie e ragionate, ma non tanto prese in considerazione. Dire che la donna è strutturalmente diversa dall'uomo è una semplificazione, che non vuol dire nulla. L'affermazione genera come minimo domande. Che cosa si intende di preciso? Differenze fisiche? Cognitive? Dalla nascita o durante lo sviluppo? Non si sta trattando un tema da nulla. Non viviamo in un mondo già migliore, quello sognato delle pari opportunità, ma veniamo da millenni di discriminazioni e soprusi nei confronti delle donne. Il minimo è chiedere spiegazioni. Non è legittimo chiedere chiarezza e precisione su un tema così delicato? Nessuno mette in dubbio le differenze fisiche, nemmeno il notare differenze di comportamento, ma il tema in oggetto è un altro ed è quello che si finge spesso di non vedere. Eventuale comportamento diverso dalle donne è derivante dalle pressioni della società? Oppure esistono intrinsecamente nella sua biologia in quanto donna? No, perché se la donna è meno sicura di sé, come ingenuamente si domanda Barbero, a prescindere dalla pressione della società tradizionale, allora non c'è niente da fare. Ogni spinta progressista alla parità di genere è inutile. Questa tesi, inutile ricordare, è quella storica che vuol far concludere il pensiero conservatore. E Barbero sembra strizzarci l'occhio. Come quando si stupisce che, visti i cambiamenti di costume, le donne non abbiano fatto troppi passi in avanti riguardo ai ruoli di comando, alludendo a una causa in più, per sua natura immodificabile, le fantomatiche differenze strutturali.
Alla domanda se non sia la società tradizionale che oppone resistenza all'ascesa delle donne e che tende a escluderle dai ruoli di potere, Barbero conclude dicendo che se è solo una questione culturale, allora basterà allevare qualche generazione di uomini consapevoli e la situazione cambierà. Ma davvero ci illudiamo o stupiamo che dopo millenni di soprusi, esclusione e riduzione della donna ad un'unica dimensione, la strada risulti facilissima, tale per cui basterebbero un paio di generazioni per arrivare alla parità? Qua sembra piuttosto esserci una profonda ingenuità. Ma sembra anche che quel possibile cambiamento lo si stia un po' ridicolizzando. Innanzitutto perché non si allevano gli uomini, come se sia possibile ed etico che un pugno di politici possa allevare le persone, manco fossimo animali da fattoria. In secondo luogo perché, data appunto la difficoltà di quel lavoro culturale, senza nessuna certezza di riuscita, il fatto di banalizzarlo come se fosse facile, e ragionando sui pochi risultati raggiunti, può apparire come la prova evidente delle differenze biologiche insormontabili, confermando così nell'immaginario pubblico che ascolta il pregiudizio sull'incapacità naturale delle donne. Sembra un discorso da intellettuale conservatore dell'Ottocento. Ma il lavoro culturale è lungo e difficile e andrebbe fatto con spinte gentili nel tempo, grazie al supporto di una rinnovata maturazione e consenso, senza banalizzarlo spacciandolo per facile. Ma nel mare di indignazioni per lesa maestà, di queste caricature del tentativo storico di emancipazione della donna non ci si è accorti, troppo presi nella difesa a spada tratta dell'idolo Barbero, che ripeto è bravissimo nel suo mestiere. Eppure nessuno andrebbe idolatrato al punto di renderci miopi, al punto di perdere il necessario, anche se doloroso a volte, senso critico. La stima non significa che in quanto personaggio interessante non sia esente da critiche, o che non faccia errori in altri contesti specialistici, o che non si lasci trasportare anche lui dalla cultura tradizionale in cui tutti siamo più o meno immersi. Il discorso che lo vede partecipe di convegni su alcune grandi donne nella storia non è una scusante. Si è da sempre santificato le poche donne nella storia che hanno rotto le regole, ma in una cornice narrativa di eccezione che confermerebbe la regola stessa, un contesto millenario dove alle donne, storicamente, è stato dato pochissimo spazio. Ma torniamo al tema in oggetto. Una delle primissime risposte indignate che si generano alle domande di chiarimento sulle differenze strutturali è quella che dichiara che questo fatto è oggettivo, come un'ovvietà sotto gli occhi di tutti. Ma è una risposta che si arrampica sugli specchi. Che esistano differenze fisiche, come abbiamo già detto, nessuno lo mette in dubbio, e nemmeno quelle di comportamento. Un esempio classico e retorico di quando si vuole sottolineare le differenze della femmina col maschio pensando solo alla diversa prestanza fisica è quello della donna malvista nel contesto lavorativo perché partorisce. Ma questa triste realtà non dimostra nulla in particolare. Diminuisce il suo valore monetario nel mondo del lavoro per come è oggi concepito. La differenza dipende unicamente da come è strutturata la società, che pone il profitto privato, pur importante, come ovvio, ma al di sopra delle umane esigenze sociali. Ma Barbero non si è riferito solo alla cultura della società. Si è chiesto se oltre alle pressioni culturali non esistono anche differenze biologiche, al di là del mero fattore fisico. Con quella risposta un po' vittimistica sull'ovvietà delle differenze fisiche, sembra si voglia alludere al fatto che esista un forte dibattito che mette in dubbio la cosa, che fa un po' ridere, ma non è affatto così. E se non si intende solo le differenze fisiche o del comportamento, allora si dovrebbe specificare quali, senza troppi giri di parole o domande retoriche. Ma sembra che sia proprio quel dover specificare che evidentemente dà fastidio, perché quello è il punto del contendere. Non le differenze fisiche, ma quelle cognitive. È la presunta diversità cognitiva che interessa divulgare come naturale dagli ambienti conservatori, escludendo come causa l'influenza della società. Non interessa a nessuno di quegli ambienti definire con concretezza l'ovvietà che esistano differenze fisiche. È solo un artificio retorico. Che c'entrano quindi le differenze fisiche? O che la donna soffra i dolori del parto? O che farebbe più fatica a fare lo scaricatore di porto? In un mondo dove, tra l'altro, il lavoro manuale faticoso è sempre meno frequente,
grazie al progresso tecnologico? E perché interessa porre l'accento o il dubbio sulle differenze biologiche intrinseche della donna? Perché rientra nella narrazione che allude a lei come minorata rispetto all'uomo, anche se oggi non si può più dire così, forti dei luoghi comuni della società stessa, specie se bigotta e retrograda, che danno man forte in quel senso, con gli stereotipi. E qui ci allacciamo a un concetto che è passato sotto silenzio, ma piuttosto importante. L'aggressività gratuita esiste e persiste perché viene tollerata e ritenuta un valore, anche se non dovrebbe esserlo. Un valore che tende a emarginare il lato fragile della nostra umanità. Quando inserisco nella stessa frase l'aggressività e la sicurezza di sé, come ha fatto Barbero, significa che queste due caratteristiche le sto associando, come fossero una cosa sola. Ma non sono per nulla uguali. Rappresentano la differenza tra l'autoritarismo, cioè l'aggressività che non tiene conto dell'altro, e l'autorevolezza, la sicurezza di sé, derivante anche dal rispetto e riconoscimento dell'altro. La sicurezza e fiducia in se stessi sono valori positivi, e pensare alla donna come strutturalmente mancante di autostima, associata all'aggressività come fosse un valore in sé, significa che la sto relegando a un ruolo subalterno e di minore importanza, non curandosi del fatto che la causa possa derivare dalla società in cui viviamo, che associa arbitrariamente appunto quella determinazione con l'aggressività, attribuendola solo al maschio, in un mondo che da sempre, se mostri troppa autostima e determinazione nella donna, fa di tutto per farti sentire inadeguata. La sicurezza di sé associata all'aggressività è un luogo comune che fa parte della scala di valori patriarcale ereditata dai millenni passati. Valori che ancora ci trasciniamo dietro come retaggio. Un esempio, quando un bambino si atteggia prepotente e aggressivo, lo fa perché pensa di essere considerato come uno tosto, sicuro di sé. Ma l'umanità, almeno in parte, si è un po' evoluta. Oggi fa piuttosto sorridere considerare la sicurezza di sé come sinonimo di aggressività e prepotenza. È un pregiudizio molto superficiale. Bisognerebbe ricordare che gli storici e classici fondamenti ideologici del passato, che tentavano di dare una presunta legittimità alla tesi dell'inferiorità della donna, e quindi in un certo qual modo giustificanti la discriminazione, a livello per così dire intellettuale, cioè quello dei circoli culturali conservatori, non è che si esprimevano proprio esplicitamente in quei termini appunto di inferiorità, tranne alcuni personaggi spregiudicati e senza vergogna, ma la alludevano in noi masse di gente comune, utilizzando retoriche associative, raffinate e manipolatorie, correlazioni arbitrarie e analogie con gli animali, le stesse retoriche specialistiche che come un'esca sull'amo attiravano anche, ieri come oggi, ingenui intellettuali inesperti di comunicazione politica, e non necessariamente sempre solo di tradizione conservatrice. Ora, per concludere, è bene ricordare anche che le opinioni dal vago sentore sessista, così come sembra alludere Barbero con fare un po' vittimistico, non sono affatto impopolari. Forse in Occidente solo oggi meno del passato, ma comunque ancora altamente sentite. Basta ascoltare i numerosissimi luoghi comuni ancora ben presenti nella nostra società riguardo i ruoli naturali delle femmine e dei maschi. Riguardo i pregiudizi sessisti, può un intellettuale giudicato progressista non accorgersi di certe sottili retoriche manipolatorie dell'immaginario comune e dargli manforte? Certo che sì, specie se non ho mai approfondito come funzionano le strategie comunicative e semantiche, nel lagone del dibattito filosofico-politico, ma anche in conseguenza di condizionamenti vissuti, quando si nasce e cresce nella stessa società che ancora coltiva e alimenta certi storici pregiudizi. Sul finale dell'intervista Barbero esprime un altro punto di vista, quello secondo cui se più donne facessero politica, la politica sarebbe migliore, proprio per questa diversità fra i due generi. Ma la toppa è peggio del buco, perché la tesi non è più un'innocente domanda, ma una convinzione che divide a priori l'umanità in ruoli prestabiliti, il lato aggressivo ai maschi e quello, per così dire, empatico, affettivo alla femmina, confermando il pregiudizio e negando la varietà e complessità del genere umano. Oggi il dibattito è molto infuocato, in quanto, come spesso succede, i cambiamenti culturali sono spesso preceduti da ondate di forti reazioni,
non solo nelle chiacchiere da bar tra noi gente comune, ma anche nei circoli intellettuali. È il neurosessismo moderno, una branca specifica delle neuroscienze che ovviamente fa vittimismo e nega l'accusa di sessismo. Neurosessismo che cerca di far leva emotiva sulle evidenti differenze del comportamento tra uomini e donne per alludere alle diversità naturali ed eterne, ma con ricerche caratterizzate da errori, inconsistente impatto statistico, verifiche inadeguate, che poi vengono pubblicizzate come innovative e fuori dal coro, contro il solito e sempreverde spauracchio vittimista del politicamente corretto, quello cattivo della sinistra che vorrebbe nasconderci la verità sulle donne. Ma questo sarà un argomento che andrà ripreso più approfonditamente nella prossima puntata dedicata alla questione femminile. Grazie per aver seguito. Se vi è piaciuto questo contenuto e vi va, lasciate un like o iscrivetevi al canale. I consigli musicali della rubrica Master Sound, link in descrizione. Per Wild Funk, Brand New Avis dei Saturday Night del 1999. Per Rock Master, The Struts con The Dancing in the Street in una bellissima cover del 2019. E infine per World Music Special, il nostro Daniele Silvestri con Desaparecido del 1999. Arrivederci alla prossima puntata e ricordiamo il promemoria. Sinistra è una questione di filosofia e ricerca, valori, non maestri.